Salve a tutti, YouTube, si fosse Filippo Ferretto qui con una nuova food review. Oggi proverò i nuovi tortini della Teneroni. Novità della Teneroni con questi tortini della famiglia Gran Terre. Non provavo un prodotto Teneroni da circa 28 anni. Sì, una roba del genere. Andavo letteralmente pazzo per il gusto classico. E quello che sprigionava tutto quanto quel formaggio, ve la ricordate la pubblicità con Ghidina? E quindi andiamo a provare questo tortino, vi posso dire, packaging da questo punto di vista classico di casa Teneroni. Qui abbiamo i nostri due fantastici tortini. Invece direttamente qua abbiamo tutti quanti i nostri ingredienti econutrizionali. Ci dice che è un tortino fatto con patate, prosciutto cotto e grano padano. Dietro invece possiamo vedere il nostro tortino nella sua splendida forma. 200 grammi di prodotto, 100 grammi l'uno, pagato 3,29 euro. Ora vedremo se questa novità funzionerà oppure meglio rimanere con il tipo, con il gusto classico. Però prima andiamola a cucinare. Ed eccolo qua il nostro tortino. Vi posso dire che visivamente non è proprio il massimo della bellezza, mi sembra leggermente anemico, però c'è un odore di prosciutto veramente intrigante. Ed eccolo qua il nostro tortino, che vi posso dire già cotto ha un altro aspetto, è migliore, c'è un odore veramente di formaggio, di patate, di prosciutto veramente incredibile. Devo dire che è stato veramente molto semplice e morbido. C'era una strana resistenza, si sentiva quella panatura croccante di sopra. Invece all'interno vi posso dire che è veramente fatto molto bene, molto pieno, molto corposo. Ma ora passiamo all'assaggio e speriamo anche di non bruciarmi, quindi buon appetito. Buono! Adesso brucio. Buono, delicato ma anche forte allo stesso tempo. Il parmigiano reggiano riesce a dare quella giusta sapidità che controbilancia in un certo senso il gusto delicato e avvolgente del prosciutto e del formaggio, leggermente filante. Si sente quel prosciutto del Tenerone che sbuca fuori, però senza sapere neanche un motivo ben preciso, però ti arriva immediatamente quella botta di prosciutto che riconosci immediatamente che è un prodotto della famiglia Teneroni. Veramente buoni. E quindi ragazzi, che dire, spero che questa food review vi sia piaciuta e vi metterò qua sotto il link in descrizione altri video, mi raccomando, iscrivetevi al canale, condividetelo ovunque come sempre. Buon appetito!